Ringrazio il Presidente Pigliaru e tutti coloro che a Palazzo Chigi e nella Regione Sardegna hanno contribuito in questi mesi o addirittura anni ad arrivare a questo accordo. È un accordo molto importante perché si sblocca una situazione che si prolungava da tempo e si dà una prospettiva straordinaria a questa zona dell'Arsenale, in uno dei contesti più meravigliosi del Mediterraneo e quindi con delle prospettive di richiamo per la bellezza, per il turismo, per la nautica da diporto di grandissimo rilievo e interesse. Quindi una buona notizia per la Sardegna, una buona notizia per l'Italia. Mi fa molto piacere che questo avvenga nelle giornate in cui su tutt'altro versante, siamo riusciti a concludere delle intese importanti per quanto riguarda il futuro di alcune, grandi imprese industriali in Sardegna, in particolare, per l'Alcoa. E non deve sorprendere, io credo, questa sorta di doppio binario, cioè noi scommettiamo contemporaneamente su quella che nel mondo è la vocazione della Sardegna, alla bellezza, al turismo, alla compatibilità ambientale e contemporaneamente scommettiamo sull'industria, sul futuro possibile, dell'evoluzione dei grandi asset industriali dell'isola, un futuro che deve e può essere compatibile con l'ambiente. Questo vale per l'alluminio come deve valere per la chimica, per l'energia. Puntare sulla chimica e l'energia e la loro compatibilità con l'ambiente è assolutamente strategico. Il futuro deve parlare questa lingua in Italia, in Sardegna, che è la lingua che tiene insieme le nostre radici, le nostre qualità, la bellezza che rende quest'isola così famosa e così ammirata in tutto il mondo. E contemporaneamente deve dare anche una prospettiva con l'evoluzione tecnologica, con l'innovazione al nostro sistema di imprese. E quindi mi fa particolarmente piacere questa coincidenza tra questi due successi della collaborazione tra il governo e la Regione Sardegna, e oggi è il momento di celebrarne uno in particolare, che è lo sblocco della situazione all'Arsenale della Maddalena e l'apertura attraverso questo sblocco di una prospettiva di sviluppo, di bellezza e di turismo ulteriore per un'isola che già ne ha tantissime. Quindi grazie di nuovo a tutti voi e benvenuti a questa nuova intesa tra l'Italia e la Regione Sarda. Grazie.